quell'amaro retro gusto. Sei nel posto giusto. Valentina Persia. Sentile. Sono tutte qua per te. Guarda che fine. Che fine. Marina. Che pezzo di fine. Che gran fine. Cinquantadue ogni volta che passo per strada l'uomini si voltano a guardarmi. Ogni volta che passo l'uomini girano la testa. Il Ministero della Salute mi ha messo come prima causa de cervicale dell'uomini adulti. Con me non ve serve il Viagra, ci vuole il Vortaren. Eh? Guarda che silhouette. Una statua di marmo. Solo che non è tutto marmo quello che luccica, purtroppo. Ma che vi ridete? Perché nonostante esteticamente non mi si può di niente, che gli vogliamo dire a questa? Che gli vuoi? Non gli vuoi di niente? Per noi donne a un certo punto arriva un momento della propria vita che vorresti non arrivasse mai. Che non gliela fai a pensarlo sto momento, che lo vorresti tenere più lontano possibile. No, non è il cambio di stagione da armadio, signor. La menopausa. Bisogna sfatare un po' di tabù, però bisogna che si parli di questo momento, no? Perché viveva un po' di tabù la menopausa. Gli uomini non capiscono che cosa accade. Mo ve lo spiega Valentina vostra, uomini. La menopausa è quel momento in cui una donna vive una trasformazione. Cioè la notte si addormenta Scarlett Johansson e la mattina ti svegli con l'incredibile Hulk. C'hai gli ormoni talmente incazzati che è un incrocio tra Morgan e Vittorio Sgarbi. Capra, capra! Il primo campanello d'allarme nella menopausa è l'alimentazione. Una volta te mangiavi la carbonara, trippa, pagliata, al caffè, ammazza bucatini, ammazza quanto magno. Impiavi manco netto. Niente. Durante la menopausa guardi una galletta di riso, ti trasformi in un soufflé. E quindi cosa fai? Devi correre ai ripari. L'altra mattina, ad esempio, sono andata in un bar con delle amiche, mamme, ha lasciato i bambini a scuola, i ragazzi a scuola, sono andata con delle mamme tutte verdi, Hulk, come a me, perché tutte in menopausa, e siamo andati in un bar. Quella più incarognita si avvicina al bancone e fa: vorrei un cornetto senza grassi saturi, latte senza lattosio, senza caffè, senza zucchero. Dico, che fai, la tazza ce la metti o metti una coppetta? Come te la vuoi via sta colazione? Dico, ma... capace che quando sta a letto col marito dice: guarda, lo vorrei fare ma senza il batocchio. Ma che è una maga? Te cambia tutto, te cambia. Una volta andavi a ballare in discoteca, te bevevi la qualunque, te bevevi la qualunque, liquori, mischiavi, bibite gasate, dolci, birre, analcoliche, alcolico. Andavi a dormire alle 6 del mattina, te risvegliavi alle 21 dei due giorni dopo e il bagno non lo vedevi mai. In menopausa non fa l'errore di prima che te vai a dormire che te bevi una cucchiarella d'acqua, perché la notte è una via crucis, eh? Io ve l'ho detto, eh? E poi una volta, prima della menopausa, quando eri ancora fertile, che dovevi fare un goccetto di pipì, ricordi? Che tu non ti poggiavi, soprattutto perché non stavi a casa. Mamma ti diceva: non ti appoggiare, no? Allora tu, una volta che trovavi il baricentro, la facevi, andava dritta. No? Dice: che ce vuoi? Una volta ho trovato equilibrio, tan tan, perché buco chiama buco. Oh, durante la menopausa una volta al mese succede qualcosa a noi donne che ancora non abbiamo capito perché. La fai o tutta sulla coscia adesso? Quelle che stanno a ride pisciano tutte attraverso, come a me, eh? Dai, dimmi la verità. Lo dici: oddio, che è successo?
Oddio, che è successo? Mi sei rivoltata contro. Si vede che tanto che non la faccio divertirmi, se sta chiude, come si fa? Cambia tutto. Poi c'è il segnale inequivocabile della menopausa. Lei, la vampata. Una volta t'accaloravi, diventavi rossa in faccia perché vedevi un bel ragazzo che passava. Te partiva un fremito dietro alla schiena, te veniva sulle spalle, scendeva, poi ritornava indietro e tu... Era tutto un fremito, avvampavi, t'accaloravi. Mo? Te vedono diventare rossa in faccia, dici che hai visto uno che ti piace? La vampata, fai di tutto per refrigerarti, inchiodi la macchina al primo discount, ti infili dentro alla cella frigorifera. Col commesso che gli serve, levate! Te metti dentro la cella con i sofficini sotto ascelle. Te trasferisci a vive sull'Himalaya, niente! Non la puoi arrestare la vampata. E come te parte? Sulla famosa zona T. Che prima della menopausa la zona T era per noi donne il trucco, no? Fronte, naso, mento, che tu tamponavi con una cipria, polvere di riso e risolvevi. La vampata invece cambia, la zona T scende, baffo, tetta e sorema. Scende, scende, zampilli, perché poi non c'è manco più i peli, no? Quindi qua trova il bulbo vuoto, fum, pare una fontana di Trevi, roba che un gruppo dei cinesi ti lancia pure la monetina, dice, ma... Magari ripasso e vede se rizampilla, capito? Nye, coco, l'acqua, col... Poi comincia con l'acqua, che in effetti prima era vuoto, queste me le sono comprate nel tempo, e quindi pensa, se sapevo non me le compravo, almeno parava dritta, capito? E quando arriva nel punto tesore, ma... Perché poi come ti asciughi, tu sei un personaggio della televisione, non te puoi far vedere in mezzo alla strada, no, no. E allora parte il tamburello. Qui pigli aria così, le smuovi con la camera d'aria, poi so di silicone, magari fa più fresco, capito, da quei pizzi. Poi quando scendi da sore, ma come fai? Non puoi fa. E allora cominci un ballo. La capanna del nostro villaggio hanno tre meni per il viraggio, siamo i battisti, ah, ah, ah. Siamo i battisti, siamo i battisti, altissimi. Poi perché? Perché scende dritto, perché non trova ostacoli. Una volta col pelo tu sudavi, sarei stava perché prima che si allunga solo, invece mocca la dito perché sei glabra. Hai passato, hai ipotecato una vita, tutti i soldi che ci avevi per levarti tutti i peli. Non la fate sta spesa, non vi ipotecate, perché in menopausa i peli non vi crescono più. Per maggio tu hai passato una vita a strappare, non te crescono più. Quasi liscia, quasi liscia, quasi liscia, te facevi crudo, non c'è più, sulle gambe non c'è più. Gli unici che continuano a crescere nella zona di sorema. Però bianchi. Duri, che buca, una mutanda e jeans, tu vedi proprio che... Lasciate fa, per carità, ma questo perché tutto cambia, a una certa età si cambia, e come posso io cambiare, tu puoi cambiare, e come noi possiamo cambiare, voi potete cambiare. E perché se noi possiamo cambiare, tutti possiamo cambiare. E se tutto il mondo può cambiare, prima o poi lo troverò qualcuno a cui la posso dare. Adriano! Adriano! Manco stasera c'è sta Adriano, andateci vostra, svuotate sto teatro, andate, ve ne va. Senza sapere però che ogni lasciata è Persia. Mamma mia, che meraviglia! Guardate che splendore! Mamma mia! Guaia. Come sei aggressiva, e anche il frustino? No, no, il frustino ce l'ho per altre cose. A te te l'ho direttamente corbatti i panni. Ciao! Chiamami Adriano! Comunque anch'io posso cambiare! Adriano! Chiamami Adriano se vuoi, chiamami Adriano! Che ridere!